Ciao a tutti, oggi vediamo come incollare le punte. Vediamo come incollare le punte, anzi, prima vediamo come non incollare le punte. Normalmente vedo in giro, vedo anche tra i miei, ahimè, compagni di società che le punte vengono incollate non in maniera, diciamo, ortodossa. E normalmente ci sono questi accessori cui questa assolutamente non va utilizzata. Vediamo come normalmente vengono incollate le punte. Ma allora come si inseriscono le punte? Beh, le punte si inseriscono non utilizzando la pinza. La pinza non si utilizza. Si utilizzano le dita. Finché le dita non bruciano, stiamo facendo la cosa giusta. Quindi basta pochissimo. Ora mettiamo un po' di colla sopra, quella non c'è più bisogno di passarlo sulla punta e la inseriamo nella freccia. Non ha superato i 50 gradi. Togliamo velocemente il soprappiù e non c'è neanche più bisogno di inserirla nell'acqua perché vedo fare delle cose incredibili. La punta è messa tranquillamente. Ok? Ora vedremo anche come togliere la punta per magari cambiare di peso, cambiare tipologia. Vediamo come togliere la punta. Come togliere la punta? Io vedo delle cose spaventose, tipo mettere la punta sulla fiamma o addirittura mettere il carbonio sulla fiamma. Anche questa è una cosa assolutamente da non fare. Quindi, come possiamo togliere la punta dalla freccia? Abbiamo visto come metterla, no? Abbiamo visto che si posiziona velocemente, velocemente, si è tenuta in mano, siamo sicuri che non abbiamo superato una certa temperatura. Velocemente un po' di colla, senza ripassarla, non si ripassa e si inserisce, molto semplicemente. Ma adesso vediamo come togliere la punta dalla freccia. Ora vediamo come togliere le punte. Abbiamo le punte, abbiamo una punta Easton, una punta a ogiva e vediamo come toglierle. Questo non si deve più adoperare. Questa fiamma può arrivare a 800 gradi, sai che fine fa il carbonio. Quindi non si deve adoperare il cannello, ma si deve adoperare semplicemente un fornellino da campeggio con un po' di acqua bollente. Fornellino da campeggio con un po' di acqua bollente e non abbiamo nessun problema. Basta immergere la punta per qualche secondo, la possiamo immergere 1, 2, 3, 5, 6 secondi, non di più. L'acqua sappiamo che arriva a 100 gradi. Ecco che con le dita della mano, con le dita della mano abbiamo tolto la punta e la punta non è bollente e l'abbiamo tolta. Possiamo tranquillamente togliere anche una punta Easton. Una punta Easton la teniamo leggermente nell'acqua bollente, la possiamo svitare, ecco che possiamo svitare la punta e con le mani non dà nessun fastidio, la riavvitiamo, la punta era incollata. Ora possiamo togliere tutta la punta Easton. E sarà a 50 gradi, non dà fastidio alle dita. Quindi abbiamo visto che il carbonio è rimasto inalterato, non c'è nessun problema. Cosa capita anche molto spesso? Capita anche molto spesso che noi abbiamo il pin e il pin l'abbiamo incollato con la colla a caldo, con la stessa colla che usiamo per le punte. E poi come lo togliamo? E poi io ho visto fare delle cose pazzesche, accendini, bruciare le cocche. Anche qua semplicemente inseriamo velocemente nell'acqua bollente
e istantaneamente il PIN è tolto e il PIN lo rimettiamo. La stessa cosa vale per la cocca. La cocca la teniamo leggermente nell'acqua bollente e anche qua la cocca si toglie senza nessunissimo problema. Ok? Quindi acqua bollente per togliere le punte e ok il cannello, ma sempre tenendo la punta per le mani. Il cannello, ma tenendo le punte per le mani, e per togliere le punte e per togliere i pin, semplicemente dell'acqua bollente. Pinza? No, non si adoperano le pinze. Grazie.